Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del Diario del Russo. Sono Vlad e bentornati sul mio canale in questo nuovo video. Allora, come già potete giudicare del nome di questo video, ora faremo un unboxing e la recensione di tutti e tre i modelli di Human Race Oli che devono uscire. Ora dipende quando state guardando questo video, però comunque per me devono uscire questo venerdì. Faremo un unboxing, recensione di tutti e tre colorway e vediamo come sono fatte. Allora, partiamo con il primo colore, anzi partiamo intanto dalla scatola. Allora, qui abbiamo la solita scatola che praticamente è stata usata anche nelle Human Race precedenti che sono uscite. Allora, io ho questa pretesa: il retail, ovvero il prezzo di listino di queste scarpe è 250 euro, però il packaging, la scatola, fa veramente cagare. Cioè, è proprio il mio pensiero, fa veramente cagare. Secondo me potevano fare di meglio, visto che il retail è anche più alto degli Yeezy, potevano fare un lavoro fatto un po' meglio, perché veramente guardandoli così dal lato sembrano le scarpe che costano al massimo tipo 80-90 euro, cioè, questo è il mio pensiero. Però comunque stacchiamoci dalla scatola e procediamo. Ora qui abbiamo stampe Pharrell Williams e Adidas, perché appunto è la collaborazione con Pharrell Williams. E poi dopo dall'altra parte abbiamo la stessa cosa, quindi niente di particolare in questo packaging. Ora apriamoli. Ok, allora intanto leviamo le scarpe. Anzi, ci ho pensato ora, quasi quasi tiro fuori subito tutte e tre paia, così possiamo vedere le differenze e le cose in comune che c'hanno. Allora, ecco, sono i tre colorway che ce l'abbiamo. Allora, queste sono le Core Black, che sono neri fuori, però dentro ora vediamo. Queste qua sono le Chalk Coral e queste qua sono le Soup Coral. Visto che siamo partiti da questa, parliamo di questa scarpa qua. La cosa che si butta subito, si nota subito, sono i colori di queste scarpe. Infatti perché Oli Festival, ovvero il festival dei colori, come penso abbiamo già visto tutti, buttano questa specie di polvere colorata. È proprio stessa tecnica, cioè stessa polvere, è stata usata per colorare queste scarpe, che lo possiamo vedere anche dalle stesse scarpe. Da qui abbiamo questo colore qua, che poi dopo piano piano si cambia con questo colore verde qua. Ovviamente passa questo, poi dopo qui abbiamo il solido colore, ora in quell'altro è un po' diverso, abbiamo il solido colore, sistema di allacciamento solito delle Human Race, abbastanza comodo, sarò sincero, abbastanza comodo. Poi dopo cos'altro abbiamo dentro? La soletta non c'è e poi appunto possiamo intravedere subito il boost qui dentro. Dopo dietro abbiamo questa inserzione Pharrell Williams, forse questa è stata fatta come è stato fatto notare da Marco, che Marco giustamente ha detto che questo pezzettino sembra fatto in pelle di mucca, ma in India la mucca è l'animale santo, quindi c'è qualcosa che non torna, o non è la vera pelle, sarà la ecopelle, oppure hanno fatto cazzata. Poi dopo cosa abbiamo? Abbiamo i lacci verdi con, e qui dentro i lacci abbiamo il filo in cata rinfrangente, come anche su tutti quegli altri. Infatti, cioè, al momento non si vede, però per esempio ora vabbè, ormai non ce la faccio, però si vede, dipende come cade la luce, lo possiamo vedere questo filo qua, soprattutto in questi punti particolari qua, questi qua. Poi dopo, però, cos'altro abbiamo? Allora, questi sono i lacci, poi dopo la sola è delle Trail Pack. Allora, sarò sincero, io sono fan della sola originale delle Human Race, che era praticamente quella fine, però questa sola è stata appunto aggiunta per i motivi per i motivi di resistenza, evidentemente quella lì si distruggeva in pochissimo tempo. Allora, e nulla. Allora, questo è stato il primo colorway. Questo è il primo colorway. Ok, allora passiamo al secondo. Secondo colorway è questo qua, Soup Coral. Allora, la cosa da notare è che tutte le Human Race hanno un altro paio di lacci, però questo paio di lacci viene attaccato con questa piccola bustina sulla scarpa destra, che infatti questa è la sinistra, questa è la destra. Faccio un altro paio di lacci. Allora, sempre abbiamo questa scritta, sembrerebbe in hindi, come questa qua, scritta in hindi. La differenza tra questa scarpa qua è che
questa parte è, non lo so come chiamarla, però comunque questo qua sembra fatto in marmo, cioè con questo colore sembra marmo, invece qua è tutto un colore solido. Qua è un colore solido e questo dettaglio, sono sincero, mi piace tantissimo. Questo qua mi piace davvero tanto. Viene usata la stessa tecnica di Power Dye, che appunto possiamo vedere che il colore non è uniforme ma cambia, dipende da quale parte della scarpa guardiamo. Stessi lacci con stesso filo dentro. Poi sotto la suola è nera. Allora, tra questi due, allora io ho preso questo colore qua, però guardando così anche questo colore non mi dispiace proprio per niente, cioè, mi dispiace un po' forse, perché c'è questo dettaglio qua che mi fa impazzire davvero, invece qui c'è un colore solido, però comunque sono entrambi colorway molto molto davvero davvero belli, davvero belli. Allora poi dopo il retro, vabbè, abbiamo stesso dettaglio per un colore diverso, inserzione Adidas, invece qui abbiamo Pharrell Williams, perché appunto sulla sinistra c'è Pharrell Williams, sulla destra c'è Adidas, questo qua. E poi dopo sui lacci abbiamo queste tre strisce, vabbè, Adidas tre strisce All Life Long, questo qua. Allora, questi sono due colorway. Ora passiamo al terzo colorway, che è il Core Black. Allora, bello anche questo, sarò sincero, bello anche questo. Prendiamo la scritta di Quality, probabilmente, anzi no, senza probabilmente, con l'altra scarpa, ovvero la destra c'è la scritta in Indy. Allora qui abbiamo queste parti, sono in Bordeaux, poi dopo i lacci sembrano anche in Bordeaux, sì. La cosa figa di questo colorway qua è che è nero fuori, però dentro è colorato. Cioè, la cosa che non si nota neanche sulle foto, per dire, dentro è tutto colorato, sembra in powder dye, che secondo me è una figata, questo qua. Qui la sola è nera, uguale a queste qua, sì. Poi vabbè, solita storia, non vi racconto niente, abbiamo già visto la prima scarpa. E Quality. Poi la suola tutta intera in boost, vabbè, normale per le Human Race questa cosa. Sono molto comodi per via di questa suola. E niente. Allora, questi sono colorway. Se io dovessi scegliere quale mi piace di più, ora dopo averli visto così in persona, non sceglierei un colorway solo, ma li sceglierei tutti e tre, perché sono veramente belle, sono veramente belle. Però proprio se dovessi scegliere una, però per me è già tardi perché ho già scelta, prenderei questa o quest'altra, perché sono molto molto belle. Questa è molto di impatto, invece questa va molto più chill, invece quella nera è quella forse più mettibile, più abbinabile tranquillamente, senza esaltare troppo. Allora, il retail su queste scarpe è di 250 euro, che non è poco. Packaging l'ho valuto a 50-60 euro, quindi non bene Adidas. Le quantità di queste scarpe sono abbastanza poche, sono basse, non vi posso dire ovviamente quanto, però sono basse, sono molto basse rispetto anche ai modelli precedenti che sono usciti. Quindi sì, queste sono le scarpe che usciranno questo venerdì, le Human Race Poly Pack che uscirà questo venerdì, che celebra questo festival dei colori. Niente, direi per questa recensione è tutto. Prima di chiudere voglio ringraziare Luisa e la Roma per questa opportunità di fare questo video prima delle release ufficiali di queste scarpe, che effettivamente oggi siamo un paio di giorni in anticipo rispetto all'uscita ufficiale. Però sì, ora facciamo un close up di queste scarpe e noi ci vediamo nel prossimo video, quindi parte close up ora. Thank you.